reagiva insieme con loro. La conclusione del Vangelo di Marco, che ascoltiamo oggi nella festa dell'Evangelista Marco, ci riempie il cuore di speranza. Quel Gesù che i discepoli avevano conosciuto e seguito, avevano imparato ad ascoltare anche nei momenti più difficili e che non erano stati capaci di seguire sul Calvario, lì dove è stato crocifisso, ora che li ritrova e li deve rimproverare perché sono ancora increduli, ora che si mostra risorto e che affida loro la missione di portare il Vangelo, proclamandolo a tutte le genti, in tutti i popoli della terra, arrivi questa bella notizia, ora il Signore non si stacca da loro. Questo è importante per noi, perché anche noi facciamo esperienza di seguire Gesù, di ascoltare la sua parola, però poi tante volte nei momenti difficili, lo abbiamo sperimentato e lo stiamo ancora avvertendo, in questi giorni ci sentiamo smarriti, un po' increduli. Ci affida la missione. Con la loro forza i discepoli sono partiti, possiamo anche noi annunciare il Vangelo. Lui, asceso al cielo, seduto alla destra del Padre, è insieme ai discepoli, agiva insieme con loro, opera per mezzo della loro testimonianza, confermava la parola con i segni. Il Signore non ci lascia, non ci abbandona, proprio nel cammino della vita, nelle situazioni più difficili, anche se noi non lo vediamo e non lo avvertiamo, fisicamente è con noi, ci spinge perché possiamo annunciare il suo Vangelo ed essere missionari di quel mondo nuovo che è iniziato nella Pasqua e che ogni giorno, anche grazie al nostro sì, può diventare patrimonio comune di tutti.